Un primo maggio insolito ad Arezzo, il rosso delle bandiere dei garofani della CGIL si è confuso con i colori dello striscione delle vittime del salvabanche, presenti anche loro al corteo organizzato dal sindacato aretino. Il corteo è partito da piazza Poggio del Sole dopo la deposizione di un mazzo di fiori di fronte al monumento della Resistenza. I manifestanti hanno percorso le vie del centro cittadino per poi raggiungere piazza San Jacopo, dove si è tenuto un concerto dei Kabila e una serie di interventi, primo fra tutti quello del segretario provinciale della CGIL aretina, Alessandro Mugnai. Il nostro slogan è avanti diritti, diritto al buon lavoro, il diritto a ritrovare lavoro, perché questa provincia, ricordo sempre, ha perso 19.000 posti di lavoro dal 2008 ad oggi. Una provincia che come la nostra nazione non è dotata di piano industriale, di nessun tipo di strategia, ancora ognuno fa per sé, non è possibile andare avanti, ossia bisogna che la politica si rimetta al tavolo. Meglio se con i sindacati per cominciare a vedere il da farsi. Abbiamo ancora aziende che comunque fanno prodotti di buona qualità nel manifatturiero, abbiamo delle vocazioni nell'agroalimentare che possono dare dei buoni margini, quindi un primo maggio che reclama i propri diritti. Ricordatevi, noi quest'anno partiamo con la Carta dei diritti, con la legge di iniziativa popolare per un nuovo statuto per tutti i lavoratori, e andiamo avanti anche con 3 referendum abrogativi. Uno, rivogliamo l'articolo 18, 2, via di mezzo i voucher, 3, vogliamo rimettere le clausole di salvaguardia e di solidarietà per quello che riguarda gli appalti. Quindi ecco, in nome di questo non solo protestiamo ma portiamo anche delle proposte, ma non possiamo essere solo noi. Quali sono le nuove frontiere dello sfruttamento del lavoro? Lo dicevo prima, voucher, questo è un piccolo esempio. La Toscana tra l'altro tiene la bandierina rossa, per modo di dire, le false partite IVA, i subappalti, i cambi d'appalti. Oggi il precariato è aumentato in maniera esponenziale, così come è aumentato anche comunque sia lo sfruttamento, soprattutto per le giovani generazioni. Ma il primo maggio aretino è stata anche l'ennesima occasione per l'associazione vittime del salvabanche di rappresentare tutta la loro rabbia e la loro voglia di non mollare. A poche ore dall'emanazione del decreto che regolerà i rimborsi per i risparmiatori azzerati, la sensazione è di essere stati truffati 2 volte. Non è una battaglia politica contro chi voleva strumentalizzarci. Noi siamo scesi in campo e insieme a noi diverse forze politiche. Oggi nella festa dei lavoratori protestiamo insieme alla CGIL, ma voglio ricordare che all'interno di questa fascia debole che Renzi ha e Padoan ha detto avente diritto al rimborso forfettario, c'è anche chi il lavoro proprio non ce l'ha e quindi si trova in condizioni veramente disagiate. Ecco, anche a loro, per il decreto che è appena uscito, non verrà garantito non solo un rimborso integrale, ma verranno probabilmente recuperati solo gli spicci. E poi questo decreto non tutela tantissime fasce di risparmiatori, non c'è gradualità, ci sono troppi esclusi che non avranno diritto neppure di partecipare all'arbitrato. Noi sicuramente non siamo soddisfatti, cercheremo di far perfezionare questo decreto appena uscito anche con le mozioni e cercheremo ancora di protestare e scendere in piazza anche per tenere alta l'attenzione sull'opinione pubblica, perché temiamo che molte persone ancora non abbiano fatto chiarezza su quello che veramente è successo nel nostro caso.